Queste sono delle crepes che preparo spesso per mio figlio, si conservano in frigo per 3 giorni, vediamo come fare. Allora, abbiamo bisogno di 300 g di farina di riso o saraceno, 2 uova, 10 ml di olio di cocco o di semi, se avete in casa l'olio di semi, 300 ml di latte. Giriamo benissimo per non far fare dei grumi. Questo impasto è senza zucchero e né dolcificante. Su una piastra, io uso una piastra calda a corrente, ma anche in una pendola antiaderente, stendiamo un cerchio sottile. Lasciamo cuocere brevemente, non molto tempo, il tempo che si stacchi, e giriamo l'altro lato perché è molto sottile. E così facciamo con tutte le crepe. Le avvolgiamo, guardate come sono belle. Stendiamo bene, cerchiamo di dare la forma sempre di un cerchio. Voi potete farlo se lo fate con la pentola, girate la pentola antiaderente man mano e create il cerchio. Sono molto elastiche. Mio figlio ne mangia 2 al mattino, io aggiungo del cioccolato fondente, 2 cubetti perlato all'interno, un altro sopra, e poi uso dello zucchero a velo che voi sapete, chi mi segue, è l'eritritolo ridotto a zucchero a velo. Sono buonissime, sono salutari, le potete fare sia con farina di riso che con farina di saraceno. Poi per conservarle in frigo mi consiglio un contenitore con della carta, con dei tovaglioli di carta sotto, poi richiudete sopra quando sono ancora calde, chiudete e mettete in frigo, così resteranno morbide per circa 3 giorni. Provate.